casa il massimo del risultato ed è subito, secondo noi, giusto decretato dal signor Merlino di Pontedera. Dagli 11 metri non sbaglia il capitano biancorosso. Ora Valdarno Football Club con il giovanissimo Fioravanti, classe 2001, che si libera bene degli avversari, poi va sul sinistro. La sua conclusione è nell'angolo lontano dove non può arrivare il estremo difensore Chiarucci. Recupero e nell'ultimo minuto di recupero arriva la beffa per i colori giallo-blu con il contropiede di Di Leo, che trova Dirti a chiudergli lo specchio alla porta, ma nella ribattuta corta non sbaglia Ridolfi, che incredibilmente mette il pallone in rete per il vantaggio della Colligiana. Partita, Pozzo si segna. Pronto Bianchi, c'è anche Borri, vediamo che calcio. Palo e gol, e avanti il Poggi Monzi. Al quarto del secondo tempo ha segnato Bianchi. Non passa il servizio per Rosi, ma ancora la squadra di Calderini con Biagi. Bianchi, duetta, prova per il centrale a sfondare il Poggi Monzi. Alla grande Bianchi! Al 7 del secondo tempo ha raddoppiato il Poggi Monzi con Manuel Bianchi. Gran gol del Poggi Monzi. E la palla in rete. Bartolozzi accorcia le distanze al 25. Stella che comincia in questo momento l'incontro, riposa il Firenze. Parte Bega, il suo destro, la palla in rete, Terranova in vantaggio. Terranova in vantaggio al 38esimo del primo tempo. Intanto sguscia Marzi, di corsa sul secondo palo, il colpo di testa, la palla cresta lì sinistra, la palla in rete di Betti. Per il Pontestrade è assegnato il numero 4, Tommaso Bencini.